Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, anche ieri sera ha fatto accendere lo studio. A tenere le redini di ogni puntata è la compagna di Enrico Mentana che tra irriverenza mista a cinismo mette in difficoltà i propri ospiti con domande sconvenienti, ma gli ospiti lo sanno. Ieri sullo sgabello ci è finita Monica Guerritore. Tra domande di ex amori e carriera è accesa la miccia. Prima a far agitare la Guerritore che cominciava a stentare a star ben seduta c'è stato il riferimento al suo ex storico Giancarlo Giannini. No, mi rifiuto, basta, la gente non ne può più di questa storia, sono passati 30 anni, l'attrice risponde con un sonoro basta. Paola Ferrari, volano critiche su Belen e Diletta Leotta. La Fagnani la zittisce, è sessista. La bellezza non è una colpa, Belve, lo studio si infiamma con Monica Guerritore, ma lo studio ha divampato alla successiva domanda della Fagnani. Si torna al 2018 quando la 64enne ebbe uno scontro con Giorgia Meloni. È rimasto storico in un talk politico con Giorgia Meloni. Lei disse alla Meloni, lei tocca le corde più basse delle persone. Il giorno dopo Meloni fece un post su di lei. Le ha dato fastidio? Pamela Prati, l'accusa a Maria De Filippi, le ho chiesto aiuto, non mi ha neanche risposto. La rabbia della showgirl a Belve scoppia la lite poi da Belva, Francesca ha tirato fuori gli artigli, diciamo che la accusano di essere una radical chic dei parioli. L'attrice a questo punto non è più in sé, no, no. Basta. Non la voglio neanche sentire perché se no mi alzo e me ne vado. Non è più il tempo di parlare di queste STR asterisco 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 te. A questo punto la Fagnani ha provato a far ragionare la sua ospite ma non ci è riuscita, sono stronzate di persone ignoranti, che ignorano 45 anni di grandi testi. Non sono critiche, è disinformazione. Pamela Prati ha denunciato Barbara D'Urso, ha detto cose bruttissime su me. La confessione a Belve, la replica della giornalista, non poteva stare in silenzio la giornalista, cosa siamo in dittatura che non le si può neanche rivolgere critiche? Ho capito che lei si scalda parecchio perché le dà fastidio, ma lei si è posta il problema del perché glielo dicono o pensa solo che sono una massa di ignoranti? La Guerritore ha chiuso con un poco convincente, certo. Belve, Guerritore fiamme con la Fagnani, me ne vado. Poi l'attrice continua sui social, opponiamoci alla banalità, il post della Guerritore contro il programma non contenta per Ada l'intervista l'attrice ha voluto dire la sua sui social, ci sono due modi per un'attrice di andare in TV e fare una intervista, mettersi una maschera e stare al gioco, anche al massacro così fa ascolto. Rispondere con verità e fare un passo avanti, io tento sempre di fare un passo avanti.